Dato i fagiolini metro, quelli che chiamano metro, da noi si chiamano fagiolini di Sant'Anna, li facciamo col sugo di pomodoro, anche con lo spezzatino di carne, molto buono. Questi li avevo piantati nei vasi perché nell'orto non avevo più spazio e hanno fatto una miriade di fagiolini, lunghi, 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 che poi nella pentola hanno un odore particolare, sono molto buoni, a me piacciono. Sono dentro dei vasi così, nemmeno tutti piani di terra, perché lì per lì non avevo il terriccio e l'ho lasciati crescere come venivano. Però hanno dato dei bellissimi frutti. Ne ho già accolti almeno 1 chilo questi giorni e li ho già mangiati. Questi ora, quando ho finito di fare il video, devo ricoglierli perché altrimenti diventano fagioli. Questa pianta sembra un po' stenta perché sono gialli delle foglie, eppure le innacqua, ma magari hanno poca terra e non ce la fanno più. Guardate che meraviglia che sono, che mazzi. Questa l'avevo fatta a spalliera, questa ha più foglie gialle degli altri, però è carico di fagiolini, di fagioloni lunghi lunghi. Ma guardate qua, arrivano fino a terra, cioè quando si fa l'erba bisogna stare attenti a non tagliarli perché sono più lunghi dei vasi. Questo qui, com'è lungo, ma arriva lungo. Qua ce n'è dell'altro, qua nascosti. Ma però il mazzo più importante è questo. Sono anche fagiolini che al supermercato costano su 4 euro. Costano tanto, una volta non erano così preziosi, si vede ora che li coltivano in pochi. Stasera farò una bella bignata di fagiolini al sugo con i miei pomodori.